Ciao San Andrea, bentornati su Guide su Misura. Oggi vi insegnerò come registrarvi su eBay, aprirvi quindi un account e iniziare quindi a vendere. Allora, per registrarvi qui dovete digitare una vostra, il vostro indirizzo email. Qui dovete riportare nuovamente il vostro indirizzo email, qua una vostra password, nome e cognome, dopodiché cliccare su Registrati. Dopodiché sarete automaticamente registrati. Quindi andrete a digitare la vostra email, questa è la mia, con la password che avete associato. Accedi. Ok, questa è la schermata iniziale. Allora, la prima cosa che vi voglio spiegare è come vendere su eBay. Andiamo su Vendi. E passiamo al modulo di messa in vendita avanzato. Cambia. Ok, qui dobbiamo scrivere semplicemente cosa vogliamo vendere. Un esempio: PC. Allora, scriviamo PC. Ok, qui andremo a inserire il nostro paese, l'indirizzo facoltativo, il vostro capoluogo, Cagliari e poi il numero di telefono. Una volta che abbiamo inserito i nostri dati, ci troveremo su questa schermata dove a questo punto decideremo quale categoria dare al nostro oggetto che dobbiamo vendere, quindi a quale categoria dobbiamo associarlo. Desktop, PC, no, netbook, portatili, componenti e parti. In questo caso scegliamo la prima, quindi essendo un PC generico e continuo. Altrimenti possiamo anche navigare tra le categorie e selezionare la categoria e la sottocategoria, in questo caso informatica, desktop e PC. Ok, continua. Ok, per prima cosa dobbiamo stabilire se l'oggetto è nuovo o usato. In questo caso supponiamo che sia usato. Aggiungi foto, sfoglia e inseriamo una foto a caso. Ok, supponiamo che sia questa. Qui, se vogliamo, possiamo mettere la marca, supponiamo Dell, sistema operativo XP, versione sistema operativo, eccetera, eccetera, modello processore, velocità, eccetera, eccetera. In base alla categoria che scegliete, l'oggetto che state vendendo, potete inserire dati aggiuntivi che vi aiuteranno a vendere più facilmente quello che state vendendo. Qui semplicemente possiamo inserire un testo
dove descriviamo tutto ciò che stiamo vendendo. Questo è il tipo di carattere. Decidiamo se centrarlo a sinistra, a destra o al centro. Io solitamente preferisco il centro. E qua scriviamo PC completo, un esempio, eccetera. Quindi il testo possiamo modificarlo esattamente come un qualsiasi programma di scrittura, che può essere Word. Qui selezioniamo il colore, sottolineato o meno, eccetera, eccetera. Allora, scendiamo ancora giù e inseriamo il prezzo di partenza, nel caso sia un'asta online. E se è un compralo subito, chiaramente avremo solo l'opzione di inserire un prezzo finale. Ok? Quindi prezzo finale, un esempio 30, facciamo 60. Consenti le guide di via. Ok. Qui decideremo se consentire o meno agli acquirenti di inviarti delle proposte da esaminare, cioè un acquirente vi invierà una proposta, entro 48 ore avrete 48 ore di tempo per rispondere, accettare o eventualmente fare una controproposta. Quindi se uno magari vi offre 50 euro, voi potrete fare una controproposta e o rifiutare la proposta o fare una controproposta leggermente più alta, quindi 55 euro, un esempio. Qui potete impostare se accettare automaticamente determinate proposte e qui se rifiutare automaticamente le offerte inferiori al prezzo che voi desiderate. Qui se avete due computer identici potete mettere che ne avete due o semplicemente uno. Qui la durata va da 3 a 10 giorni. Allora, PayPal, eventualmente, se avete un conto PayPal, attiverete il conto PayPal, che chiaramente dovrà essere associato al vostro conto eBay, al vostro account eBay. Questo lo vedremo in seguito, farò una guida come aprire un conto su PayPal e associare una vostra carta PostePay oppure un vostro conto al conto PayPal, ma questo lo vedremo in seguito. Quindi se avete già un conto PayPal potete benissimo selezionare questa casella. Potete mettere la spunta su richiedi il pagamento immediato quando un acquirente usa l'opzione compralo subito. Ok, abbiamo l'opzione bonifico bancario e anche qui vedremo dove andare per impostare il bonifico, le coordinate. Ulteriori metodi di pagamento, anche il vaglia postale. Oh, qui decidiamo che tipo di spedizione utilizzare, se è un corriere, se è un pacco accelere, un corriere da 48 giorni, io invio da 1 a 3 giorni lavorativi e così via. Quindi supponiamo 48 ore. Restituzione accettata, restituzione non accettata. Se accettate l'istituzione, dovete inserire i giorni che l'acquirente ha per restituire l'oggetto, un minimo di 14, un massimo di 60. Spese di spedizione in caso di restituzione sono a carico dell'acquirente o del venditore. Qui potete aggiungere dei dettagli sulla restituzione e continua.
qui c'è qualche informazione che manca. Ah, ecco, qua dobbiamo impostare i giorni di imballaggio. Dopo la spedizione dovete impostare i giorni di imballaggio, quindi 2 giorni lavorativi per imballare più 2 giorni di consegna del corriere, sono 4 giorni totali. Facciamo continua. Ok, quindi eBay per vendere oggetti su eBay ti chiede cortesemente di completare la verifica dell'identità. Vai su conferma identità e sicuramente, come potete vedere, ti verrà addebitata una tariffa quando metti in vendita o vendi i tuoi oggetti. Riceverai inoltre una fattura mensile. E quindi per poter continuare, avete comunque bisogno di inserire un metodo di pagamento, altrimenti eBay non vi permetterà assolutamente di vendere. Ok, quindi presto pubblicherò un altro video dove spiegherò, inserirò la guida come aprire un conto PayPal che poi associerete a eBay. Quindi seguite il mio canale, iscrivetevi, così capirete come sia facile associare un conto PayPal per poi incominciare a vendere. Bene ragazzi, per adesso è tutto, mettete un like se questa guida è stata di vostro gradimento e ci sentiamo presto, alla prossima, ciao!